Ed ecco il momento dell'intervista. Oggi andiamo ad Ascoli, nonostante la neve, ad Ascoli Piceno e precisamente in una farmacia. E perché proprio ad Ascoli devo arrivare per andare in farmacia? Perché questa è una farmacia molto particolare, perché possiamo fare la spesa e comprare prodotti alimentari. Ne parliamo ora con il titolare Massimo Pallotta. Pronto, Massimo? Sì, buonasera Nicola e Ciao. buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio R. Ciao, grazie, bentrovato qui con noi. Dunque, nella tua farmacia, come ho detto, possiamo fare la spesa, che è una cosa abbastanza inusuale, no? È un po' inusuale, ci Sì, siamo perché. inventati questo messaggio da dare ai nostri clienti. Perché si va in farmacia per prendere integratori, vitamine, Anche sì. energetici e adesso anche prodotti alimentari. Come mai Sì. questa particolare attenzione all'alimentazione? Ma guarda, in realtà parte tutto da un 7-8 anni fa, per mie esperienze personali e anche didattiche con medici, amici, insomma, io ho fatto un corso di medicina funzionale e insieme a me tutte le mie dottoresse. Io poi quando parlo della mia farmacia parlo sempre al plurale perché noi siamo un team, ci tengo subito a precisarlo perché ho 5 dottoresse più una signora che mi aiuta, Infatti sei Mariella, che circondato dalle saluto. donne, Dalle proprio. donne, sono circondato Sì. dalle donne perché voi secondo me quando lavorate, lavorate veramente bene, quando Grazie. lavorate assolutamente. Tu ne sei un esempio, penso, no? grazie mille. E quindi ci siamo tutti insieme. Abbiamo fatto questa scuola di medicina funzionale tutti insieme, andando a Padova, insomma, in giro per l'Italia. Ah. E da lì poi è nato tutto il discorso legato all'alimentazione, perché in realtà qualcuno più famoso di me ha già detto che fa che il cibo sia la tua medicina, la medicina sia il tuo cibo. Ecco, questo infatti è Perché? importante, sì. Sì, perché in realtà, guarda, poi è una cosa molto semplice, vorrei far riflettere qualcuno che mi sta ascoltando. In realtà il corpo umano è fatto delle stesse sostanze di cui è fatto il cibo: Ah. acqua, proteine, grassi, zuccheri, sali minerali. E nel cibo si ritrovano l'acqua, le proteine, i grassi, quindi Vero. fisicamente noi siamo proprio quello che mangiamo. Ma al di là di questo, io poi ti racconto un po', io vengo dall'omotossicologia, cioè ho studiato omotossicologia e mi rendevo conto che a volte davo una terapia a una persona che sapevo essere la terapia giusta, però non si concludeva come io volevo. In realtà poi ho capito negli anni, appunto con questi corsi, con queste scuole che ho fatto, che alla base di ogni cura, anche quella farmacologica, anche l'antibiotico in sé per sé, in effetti c'è sempre un miglioramento con l'alimentazione, se io aggiungo anche il fattore alimentazione. Infatti, quindi curarsi con il cibo può servire per guarire e aiutare la guarigione supportata anche da altre sostanze farmaceutiche, Assolutamente sì, ma ecco. guarda, allora ci sono addirittura certe patologie, piccole o grandi a seconda della situazione, che migliorano notevolmente già solo con l'alimentazione, già solo cambiando l'alimentazione. Ma questo io lo vedo tutti i giorni, io e la mia dottoressa lo vediamo tutti i giorni. Noi oggi siamo super alimentati, la maggior parte delle volte da grandi porcherie, non abbiamo più la cultura alimentare dei nostri nonni, che era una cultura meravigliosa perché la dieta mediterranea non è più rispettata, Ecco. perché abbiamo tutti fretta, abbiamo tutti, ma giustamente, nel senso che i tempi sono cambiati, però a volte ci dimentichiamo appunto che noi siamo appunto quello che mangiamo, soprattutto nei bambini. Io vedo che oggi c'è una veramente poca attenzione da parte dei genitori ad alimentare i bimbi in maniera corretta, perché poi, sai, è presente come i cagnolini quando gli dai le crocchette di un tipo che non ti mangiano più gli altri, no? Sì, Le che sembra che c'è una altre. droga dentro, non lo so, Ma no, hai detto perché. bene, hai Ah, detto bene. Ci ah, sono, no, non c'è una droga, ma no, ci però sono delle sostanze sicuramente delle che sostanze che attirano. attirano o comunque che abituano il bambino a sentire quei sapori. E quindi difficilmente poi avremo modo di dargli le verdure, la frutta, quella che poi magari urliamo: ah, devi mangiare la frutta e le verdure. Ma se prima l'abbiamo cibato con delle cose che sono assolutamente sbagliate, difficilmente si torna indietro. Vabbè, comunque già mi sono già perso. Comunque, No, al di là assolutamente. di questo discorso un po' così, la spesa in farmacia nasce sì, beh, in realtà è nata seriamente quest'anno. Sì. Noi abbiamo Perché già un seriamente? reparto, Perché prima no, nel avevi un senso che prima, approccio un po'. no, seriamente nel senso come proprio spesa in farmacia, Ecco. perché noi, noi il,
l'angolo. Prima, all'inizio 5-6 anni fa, era un angolino di prodotti alimentari bio, tutti certificati bio, e tutti, ci tengo a dirlo, l'80% dei prodotti li abbiamo provati noi all'interno della farmacia. E questa è una cosa che secondo me dovrebbero fare tutti quelli avete che già fatto il prodotti. Test, avete tastato assolutamente proprio sì, assolutamente. Però da un piccolo corner appunto vedevo che diventava sempre più ampio, come tant'è che adesso ho metà della farmacia con tutto il reparto alimentare. Ma questo è bello, però il fatto sì, che a me dà molta soddisfazione, a me e al mio team dà molta soddisfazione, anche perché vedo che le persone inizialmente rimanevano un attimo così un pochino sconcertate, sorprese, comunque, meravigliate. Sì, però sapevano che noi comunque parlavamo sempre di alimentazione, perché insomma abbiamo fatto anche altre cose con l'alimentazione, semmai poi se ci sarà tempo ne parleremo. E quindi nel momento in cui è nato questo fatto di fare spesa in farmacia, io vedo che le persone lo stanno apprezzando, perché poi ti ripeto, essendo prodotti che noi utilizziamo anche personalmente, perché noi anche questo è un po' forse la differenza che a volte fa, no? Nel vendere un prodotto. Noi veniamo anche da esperienze personali, quasi tutte le mie dottoresse, io insomma cerchiamo di mangiare in un certo modo, il che non vuol dire avere o un essere vegetariano, vegano, carnivore. L'importante è mangiare equilibrato, perché il nostro organismo cerca sempre in assoluto un equilibrio. Da quando nasciamo, nel momento in cui veniamo fuori dalla pancia della mamma, noi siamo alla ricerca di un equilibrio. Ecco perché la medicina funzionale ci aiuta molto in questi casi, perché è una medicina che tiene conto non tanto del sintomo, ma di quello che sta succedendo nell'organismo, dello squilibrio che si crea nell'organismo. E quindi capita spesso, e questa è una cosa un po' anche buffa, che capita spesso che la persona entri con un sintomo, e poi io dico sempre alle mie dottoresse, da sempre, di parlare, chiedere, fare domande, e esce fuori con un farmaco, un integratore o un alicamento o qualunque cosa che è per un altro sintomo. Fantastico. Quindi non bisogna mai fermarsi al sintomo che dice il cliente che abbiamo di fronte. Ma, quindi infatti leggo la frase sul tuo sito, no? Compito del farmacista è in primo luogo entrare in connessione con il cliente, ascoltarlo, capirlo per poter offrire tutto ciò che c'è di meglio per il suo benessere, per il suo equilibrio psicofisico. Cioè la figura del farmacista sembra essere anche un po' psicologo, cioè non è distaccata, è molto vicina al cliente, quasi come un confidente, un amico. Sì, lo è assolutamente. Ecco. Io ci tengo anche a dire una cosa, Nicla. Io sono figlio d'arte, e mio padre ha 94 anni. Ah, complimenti. Fino allo scorso anno era al banco con me. Lui ha iniziato, mi diceva sempre che quando ha iniziato lui nel 51 a fare il farmacista, nel 51 non erano ancora stati inventati gli antibiotici, quindi ti dico solo questo. Quindi io derivo da una scuola che mi ha insegnato a sorridere al banco. Io le mie dottoresse che hanno sempre dei sorrisi tutti i giorni, e a volte mi chiedo davvero come fanno, perché veramente il nostro lavoro non è che voglio fare adesso, però il nostro lavoro è molto particolare, molto duro a volte, perché abbiamo a che fare con persone che stanno male, che ti chiedono un aiuto. Io non amo entrare nelle farmacie a volte, perché trovo dei colleghi, e questo lo dico con un rammarico davvero, cupi, tristi, che non dicono una parola. Invece da noi c'è la musica di sottofondo, si cerca di sorridere, si cerca di capire che cosa vuole il cliente, la vecchietta, il bimbo, tutte queste cose qua. E questo ti aiuta anche nel capire che cosa il mercato vuole, perché in realtà questo fatto dell'alimentazione, come poi tu ben sai, perché insomma vederlo anche in giro, no, nei giornali, nei media, l'alimentazione sta prendendo, lo stesso Fico a Bologna, no? Che ha aperto tutta l'alimentazione, davvero fortunatamente sta prendendo un percorso quasi doveroso, perché comunque ti ripeto, io ho notato la malattia, il problema non si affronta mai senza andare a vedere l'alimentazione. Noi in farmacia facciamo anche un test, che è un test particolare che va a vedere, ormai lo facciamo da anni, va a vedere, un test che mandiamo poi in un laboratorio, va a vedere proprio lo squilibrio che c'è
nell'organismo dato da un alimento. Cioè un alimento non è che io non mi devo essere intollerante o allergico a quell'alimento, sì. Io posso anche mangiare quell'alimento che mi va a disturbare un certo organo, il quale organo mi disturba altri organi, quindi il mio organismo va in uno squilibrio che cerca ovviamente di riportare in equilibrio, ma non sempre è possibile. E quindi, in che cosa consiste questo test? Cioè come fate a svolgerlo? È un test che non abbiamo attraverso un'azienda che si chiama CITAR, che sì. Appunto è attraverso la scuola di Calanta Formazione ha formato tutti noi alla medicina funzionale. È un test che ci permette di andare ancora più in profondità a vedere qual è il rapporto tra alimento e organo, perché la medicina funzionale appunto tiene conto, diciamo che la medicina funzionale è un po' un ponte tra quelle che erano tra quello che è l'omeopatia, la fitoterapia, sì, sì. La nutrizione, l'insieme di tutto questo viene rapportato a livello però fisiologico, quindi scientifico, quindi nell'organismo, per quello che realmente succede in un organismo vivente. Mm-hmm. Ed è molto interessante, noi ci siamo molto. Tutti appassionati, abbiamo Immagino. Fatto tre anni abbondanti di medicina funzionale, di scuola, quindi con esami e tutto quanto. Caspita. Ma al di là di questo è piacevole il fatto che vedi la persona che ti torna e magari dice che sta molto meglio. Ecco, infatti mi chiedevo, no? Perché cambiare l'alimentazione non è proprio semplice, no? Quando uno è abituato... Io dico spesso che gli si può rubare la macchina, gli si può rubare la moglie, gli si può rubare il cane, ma se gli dici di cambiare alimentazione si incavola come una iena. Insomma, sì, richiede sì. molto impegno, no? Però appunto ci saranno clienti che ce l'hanno fatta, hanno cambiato la propria alimentazione, adesso stanno sì. meglio. Tu una soddisfazione incredibile avrai, no? Quando il nostro lavoro è fatto di queste soddisfazioni, perché noi siamo il front office della malattia, no? Non siamo il medico, noi siamo il front office. La persona viene da noi sia per un piccolo malanno e sia per un problema molto serio, se non altro per sapere, per capire se cosa deve fare, cosa non deve fare, dove deve andare. Quindi avere la soddisfazione del cliente. Poi noi siamo una farmacia un po' fuori dal centro, per cui le persone sono abbastanza stanziali, no? Quindi tornano sì. raccontandoci quello che è successo. Fantastico. Ed è un piacere, insomma, capire che stiamo lavorando in un certo modo. Poi è chiaro che noi in tutto questo ci siamo anche allargati, perché abbiamo fatto anche una scuola di cucina. Oh, bellissimo! Questa è un'altra domanda che mi veniva in mente di farti, se appunto potevate far nascere dei laboratori, che ne so, infatti, ecco, no, vedi. Noi siamo già, noi siamo alla sesta edizione, anzi credo alla settima edizione. Complimenti. Dei laboratori della farmacia. Ecco. Anche questo è da raccontare perché è carino. Sì. Quando avevamo il reparto, quando all'inizio avevamo il reparto di nutrizione, mm-hmm. avevamo anche i pseudocereali, la quinoa, l'amaranto, queste cose qui. E no, per la nostra cultura non è facile sapere come si cucina una quinoa, perché noi sì. sappiamo cucinare uno spaghetto, ma non una quinoa, ovviamente. Però la quinoa ha delle proprietà fantastiche, quindi andava in alcune particolari problematiche o delle persone andava utilizzata magari insieme ad altre cose. Allora, quando una volta una signora mi raccontò che aveva mangiato la quinoa dicendo che l'aveva messa cruda nell'insalata al marito, e questa è praticamente il marito aveva sotto i denti tutta sta quinoa che non, ovviamente non aveva avuto grande piacere, allora lì capì che bisognava fare qualcosa, ed è nata i nostri laboratori di cucina. Perché sono nati? Perché nel frattempo nasceva l'amicizia con uno chef fantastico che vorrei citare perché sì, è una persona prego. Cui tengo in particolar modo, ed è lo chef Emanuela Tombolini. Tombolini. No, lo sto Tombolini. Scrivendo il nome, che così almeno non è una persona fantastica. Ora iniziamo dunque giovedì, questo che arriva, sì. avremo l'ennesima cena con lo chef Emanuela Tombolini per un altro progetto che ormai va avanti da qualche anno, che è quello di andare nei ristoranti sì.
portare il nostro chef, che è Emanuela Tommolini, e fare una cena di cucina naturale, far capire che si può mangiare bene, sano, ma anche in maniera appunto saporita, con gusto sia all'occhio che sia al palato, insomma tutta una serie di cose. Che è il ciclo di cene itineranti intitolate Mangia che ti passa. Esattamente, noi abbiamo il Mangia che ti passa, ma il Mangia che ti passa è anche appunto un laboratorio di cucina che è sempre fatto con lo chef Emanuela Tommolini, sì. Ci permette di insegnare alle persone non solo come si cucina, perché bisogna capire anche come trattare certi cibi, sì. Ma nel frattempo, mentre c'è il laboratorio, io e le mie dottoresse parliamo su quelle che sono i cibi, le loro proprietà, il perché mangiamo in un modo, come cercare di equilibrare un'alimentazione all'interno di una patologia, ma anche all'interno di una vita di tutti i giorni. E questo vedo che è stato veramente molto apprezzato, tant'è che dobbiamo fare un numero ristretto fino a 15 persone e abbiamo sempre fatto il sold out. Ah, vedi, ma immagino... Così come la cena che dicono, mi hanno detto proprio un'ora fa che non c'è più posto per ristorante. Questo è importante, no, ma immagino, perché qui oggi tra intolleranze, no? Sì. Tra le persone celiache, tra chi lo osteoporosi, sì, 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 chi è in sì. sovrappeso, non parliamone del sovrappeso, sì. Ma tanti, anche chi ha malattie più gravi come l'insufficienza renale, chi prende il Coumadin per esempio, sì. Ecco, sì, tutti sì. che devono comunque seguire una dieta particolare, no? Guarda, l'alimentazione la dovremmo seguire tutti, indipendentemente dalle patologie, perché comunque una buona alimentazione, che non vuol dire non fare lo stravizio o non andarsi a divertire con gli amici, per carità, io dico sempre che poi dopo bisogna raggiungere anche un certo equilibrio nel nostro modo di essere, quindi non significa essere come dire rigidi, però insomma non curare l'alimentazione oggi è veramente da sciocchi, perché ormai lo hanno detto persone molto più brave di me, molto più in gamba di me in questo ambito. Insomma, l'alimentazione è veramente alla base di tutte le patologie e le problematiche che abbiamo oggi. Quindi ecco, curarsi anche con il cibo, con un'alimentazione adeguata, magari anche ognuno poi se la personalizza, no? Certo, cioè magari certo, ecco, con i vostri consigli al limite, ecco, può arrivare a confezionarsi una propria dieta, diciamo. Ma certo, perché infatti quello che diciamo nei nostri laboratori, nei Mangia che ti passa come laboratorio, proprio questo, anche nelle cene, insegniamo proprio questo, a capire tutti gli alimenti più o meno che andiamo a utilizzare, perché poi in realtà nel laboratorio si mangia la sera quello che si è cucinato, quindi ecco. Le persone possono assaporare proprio letteralmente quello che hanno cucinato insieme allo chef. Bellissimo. Sì, è una cosa molto piacevole, poi io mi diverto un mondo, lo devo ammettere. No, io penso al tuo staff tutto al femminile, no? E poi le signore che magari si scambiano le ricette, cioè in una farmacia, sì, no? Un periodo avevamo fatto un WhatsApp tra quelli che avevano fatto il corso, arrivavano le foto, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, la mia cena, 10 persone, 5 persone, quindi non dà più l'idea della farmacia così distaccata, no? Anche un po' che mettono un po' soggezione, sai, camici bianchi, un po' così, invece qua troviamo proprio una famiglia. Ti ripeto, io vengo da questa tradizione di mio padre, che era mio padre raccontava le barzellette mentre eravamo al banco, cercava di intrattenere le vecchiette. Carinissimo. C'è sempre il sorriso, sta bene ovunque, proprio soprattutto sulle persone che stanno poco bene, ecco, che stanno ecco. male, che vogliono magari anche una battuta, a volte sembra strano, no? Che uno entra in farmacia, magari deve prendere dei farmaci antitumorali, gli si fa la battuta, oppure però aiuta. In realtà aiuta tantissimo, sì. La psiche da questo punto di vista fa anche la sua bella differenza, così come il cibo. Senti, io ho letto sempre sul tuo sito una cosa curiosa, che voi disponete di un laboratorio galenico, cioè che preparate voi i medicinali, no? E che producete le cartine di lievito per dolci più rinomate della città. Meraviglioso, puoi spiegarci per favore. Qui mi prendi un po', perché in realtà non svegliamo
svelerò nulla. Nulla, niente, ma proprio niente. Venirci a trovare. Le però bello, però bello, preparate voi queste cartine, sì, cioè guarda, la farmacia di una volta, il laboratorio, no? Dove appunto allora, si prepara. Il laboratorio, grazie a Dio, in Italia sono tante le farmacie che hanno laboratorio, e non voglio, diciamo, prendere... Cioè, è vero che averlo adesso, diciamo, è un po' difficile, perché in realtà sono anche pochi i medici che prescrivono, sì, le ricette con quello che potresti andare poi a preparare. Però comunque noi l'abbiamo, anche questo l'ho ereditato da mio padre, quindi non ho fatto altro che modernizzarlo, insomma, renderlo sempre più efficiente. E poi per il discorso delle cartine, noi abbiamo queste cartine che è un lievito, in pratica, sì, è un lievito che possono prendere anche i vegani, i vegetariani. Ah. Vedi, vedi. Fantastico, niente, bisogna andare giù ad Ascoli, bisogna arrivare tutti ad Ascoli. Senti, tra l'altro è una città fantastica, bellissima, una piazza, una delle più belle del mondo. Vero, sì. Senti, la tua farmacia nasce nel 1968, anche questo ho letto sul tuo sito, ovviamente, sì. Quindi quest'anno festeggiate i 50 anni. Quest'anno facciamo il 50 anni. Complimenti. Sì. Non so che cosa faremo, ma sicuramente faremo qualcosa, perché non so se hai capito, ma ogni occasione è buona per fare qualcosa nella mia farmacia. quindi facciamo tutta una serie di cose che è questo lo spirito che mi piace, sì. Veramente complimenti. Guarda, però abbiamo mezzo secolo, grazie, di professione, professionalità. È cambiata tantissimo, tra l'altro, no? Mi dicevi, è cambiata tantissimo, ma proprio in virtù di questi cambiamenti si può fare tanto, eh? Ecco. Io lo dico spesso anche ai miei colleghi, il fatto di un cambiamento sicuramente è sempre un trauma, però può anche portare delle cose molto molto positive. Certo. Una di queste è quella di cui abbiamo parlato, perché noi come farmacia, il fatto di avere un reparto alimentare, è chiaro che se io avessi avuto tutte aspirine forse avrei anche facilitato, no, il mio cassetto, piuttosto che anche il nostro banco, no? Stai lì, vendi l'aspirina e finisce la cosa. Invece una cosa che dobbiamo fare ogni volta, dobbiamo parlare molto, molto molto. Dove succede poi, tra l'altro, in tante farmacie, vai lì con la ricetta, sì, senza neanche dire una parola, ti danno le medicine. Ci sono tante farmacie brave, dai, diciamo, sì, farmacie brave, ci devono essere, anche se io mi arrabbio ogni tanto, perché appunto sorridono poco i farmacisti, mannaggia, veramente, mannaggia questi farmacisti. Guarda, ti posso smentire, perché dove vado io qua a Recanati, il mio farmacista, c'ha un bel sorriso. Vedi, faccio anche il nome, Verdecchia, perché così è la farmacia, no, Verdecchia. Bisogna pubblicizzare, sì, i colleghi, sì, chiamano, sì, il proprio lavoro, e ma davvero ce ne sono tanti, adesso scherzi a parte. E adesso sarà che sono cliente lì da tanto tempo, purtroppo, ahimè, anch'io frequento, insomma, avendo le persone anziane in casa è ovvio che certo. Abbiamo bisogno. Vabbè, ma poi in farmacia ci si va anche per la bellezza, noi abbiamo un reparto vero. Medico fantastico, con tutte le aziende più strane, perché poi noi facciamo delle cose strane, prendiamo tutte aziende strane, prendiamo tutte particolari, cioè, abbiamo una cosa, questa la devo dire, perché sì, la useremo anche alla prossima cena, ma l'abbiamo già usato, abbiamo dei frutti crioessiccati che sono fantastici, sono dei frutti praticamente. Prendiamo ad esempio i lamponi, perché poi noi la prossima cena, il prossimo laboratorio che faremo, sarà un laboratorio che terrà conto dei colori degli alimenti. Ma che bello! No, ma questo è fantastico. Ma qua entri nel mio campo, l'arte, bellissimo, i colori. Qui, ma io te l'ho detto apposta, perché pensa che la brochure ha un pennello appunto da pittore, insieme della frutta e delle verdure, e sono tre lunedì praticamente, questo come sempre succede, o tre o quattro lunedì per i laboratori, in cui parleremo del rosso viola, del giallo arancio e del verde. Stupendo. E ognuno di questi colori è abbinato a degli alimenti che hanno questo colore. Ecco. E questi alimenti hanno, non so, per esempio il rosso viola sono di solito antiossidanti, il giallo arancio di solito sono quelli col beta carotene, quindi la pelle, gli occhi, queste cose qui. E poi ad esempio il verde
è presente nei, per esempio, i piselli, mi viene in mente i piselli, sì. sono carichi di acido folico, di magnesio, quindi vanno bene anche per stanchezza, ipertensione, bellissimo, tutta una serie di cose. E io farò appunto le mie piccole lezioncine mentre queste signore, o signore, perché abbiamo avuto anche dei chef, signore, certo. Sì, abbiamo avuto degli uomini, dei single, immagino. Abbiamo avuto un po' tutto. E farò la mia piccola lezione sugli alimenti. Guarda, una cosa eccezionale. Senti, io avevo in serbo un'altra domanda, così, perché mi ero imbattuta in una parola che non conoscevo, no? Infatti, così, giusto per tenermi un po' informata su quello che è il mondo della farmacia, dell'alimentazione, guardavo un attimo su internet e mi sono imbattuta in questa parola che sembra una roba, una coltellata, nutraceutica. Oh, è una parola che adesso va tantissimo di moda. Ecco, va tantissimo di moda. No, in realtà non è una moda, ma è una cosa molto concreta. Beh, nutraceutico è facile, sono due sostantivi, un esatto, nutrizione, è un ibrido, l'altro farmacia, è un ibrido, cioè, no, niente di così eccezionale. Ma in realtà si possono chiamare anche superfood, alicamenti, è la stessa cosa. Superfood mi piace di più. Superfood è più carino, è anche alicamenti. Nutraceutica, no, mi è sembrata proprio i denti, aver la sabbia freddo, in bocca, esatto. Questi famosi alicamenti o superfood non sono altro che alimenti vegetali, sì, che sono ricchi di nutrienti essenziali, tipo vitamine, sì, minerali, antiossidanti, ecco, gli antiossidanti, mm-hmm, che tutti conoscono, e quindi che hanno una densità maggiore di questi nutrimenti, maggiore della media. Faccio un esempio, ti sembrerà strano, sai che il cacao ha un potere antiossidante fantastico, ma bene, il cacao quello crudo, il quello cacao crudo, quello non cotto, quello non, che non va oltre i 41 gradi, che indovina un po', io in farmacia, ecco. Perché lo utilizzo, le tavolette piccoline le utilizzo siccome è carico di enzimi, le utilizzo per far digerire le persone, per cui sono contente, perché dopo la cena si prendono il loro pezzettino di cioccolato, no? Che tu sai che anche lì sono tutte le endorfine, tutto il fatto che ci fa stare bene, quindi sono contente perché si prendono le loro endorfine, e poi comunque hanno anche un aiuto nella digestione. Fantastico. Ma vogliamo parlare di un alicamento super food famoso, è il goji. Il goji, ah, il lo goji, certo, tutti, sì, sì, praticamente. Sì, sì, purtroppo, e dico purtroppo perché ho visto vendere del goji in giro, che io dico spesso ai miei clienti: non comprate quel goji, perché altrimenti è meglio che vi mangiate una mela, che vi fa molto meglio, perché il goji è davvero un ottimo alimento, un ottimo prodotto, però va preso in goji che non abbia confezioni strane. Io le ho viste addirittura in negozi di articoli da regalo, ti dico solo questo. Sì. Allora ti dico, ecco, solo quindi, questo che allora il goji si ossida in una maniera incredibile, già come è raccolto, a parte che viene dalla Mongolia, quindi io starei attento se non fosse bio, perché non si sa neanche quello che c'è come prodotti, perché non in Mongolia non è che, poi col fatto che nell'ultimo anni si è la richiesta è aumentata, sì, molti hanno prodotto questo goji in maniera, anche addirittura c'era uno qui vicino alla mia città che lo produceva in un paese qui vicino, dice: no, ma a me, dottore, io non lo compro da lei perché io ce l'ho a casa. Peccato che il goji deve stare a 1500 metri, perché sennò la perché proprietà altrimenti, è certo, direi che altrimenti non fa quello che deve fare, quindi diventa un peperoncino che, tipo piccolino, sì, ma poi deve essere raccolto con dei guanti soltanto in un determinato periodo. Poi quello che no, io ho il goji Xindal, che prende poi nome da un contadino che è un agricoltore che tanti anni fa aveva visto appunto questo goji, aveva questa cultura, questo si poteva coltivare e poteva essere raccolto in un determinato periodo, quindi essiccato al sole e non come fanno nei forni le altre aziende, che anche lì perde molto del suo potere. Poi devono essere tenuti in buste chiuse, questi io invece lo vedo al supermercato in buste trasparenti. Sì, è vero, ma io le ho viste anche, allora proprio mi chiedo perché, non mi è capitato di chiedermi più volte perché magari andare a spendere un po' meno, ma non avere lo stesso, cioè che cosa lo prendo a fare il goji, infatti, se non serve ha a niente, potere antiossidante, nulla. Allora è meglio una buccia di mela piuttosto che un goji. Un goji. Comunque quindi, la nutraceutica, sì, ci
ci piace meno, invece l'alicamento, il superfood ci piace di più. Ci piace di anche, più. Sai che abbiamo anche dei superfood, raw food, sai il raw food? No. Glielo puoi dire al tuo farmacista lì in zona. Sì. Il raw food è fantastico perché sono degli alimenti che non sono stati cotti a più di 41-42 gradi. Ah. Quindi mantengono tutte le proprietà nutritive. Sì. E il raw food ha un diciamo, può essere utilizzato per fare le barrette, ma anche per essere mangiato così. Sono bacche, sono i semi di chia, la canapa, ad esempio, sono tutte sostanze, tutti i nutrimenti che davvero sono molto utili a quel discorso dell'equilibrio alimentare di cui parlavamo. Fantastico. Senti Massimo, dobbiamo salutarci, però è stato veramente... Io stavo qui un'altra mezz'ora. Ma infatti ci risentiremo. Ma senz'altro, ci risentiremo. Ti aspettiamo. Sicuramente a farla spesa. A fare la spesa o anche a uno dei nostri laboratori che ci tengo, sì. Quando... Noi siamo presenti su Facebook, quindi tutto sanno, Farmacia Pallotta Massimo, tutti possono sapere quando ci sono le date, quindi non vi create problemi. Ti ringrazio tantissimo e sperando che si sciolga la neve presto, che così almeno prenderò la macchina e correrò giù Farmacia Pallotta. D'accordo. Grazie Massimo, ciao, ciao. Amica, grazie a te. Ciao, buona giornata, ciao. Ciao.